Allora, a questo punto tocca a me. Se non vi spiace parlo da seduto perché mi viene meglio. Allora, io riprenderò alla fine alcune delle cose che diceva Alberto Perino, ma vorrei cominciare da un po' più lontano, da una delle parole che è stata indicata come una delle parole chiave su cui discutere questa sera, ed è una parola abbastanza abusata, che è quella di democrazia. Una parola abbastanza abusata, e io credo in questa vicenda della Valsusa usata spesso molto a torto e utilizzata attribuendole un significato diverso da quello che ha. Perché quello che noi abbiamo cercato un po' di scrivere anche con Marco in questo libro, in cui abbiamo intitolato Non sono un treno, la democrazia alla prova della Valsusa. Perché? Secondo la mia valutazione, secondo la nostra valutazione, la vicenda della Valsusa è certamente la vicenda del tentativo di scavo di un buco di 57 km in una montagna, ma non è solo questo. Questo è il dato fondamentale intorno a cui si innestano molte altre cose. E la campagna che viene fatta da parte dell'opinione pubblica è che chi si oppone a quest'opera in realtà è contro la democrazia. Vedremo perché e come, ma questa è un'affermazione che fa il paio soltanto con la diffusa ignoranza o malafede che accompagna quelli che sostengono, molti di quelli che sostengono le ragioni del fare questo buco. Perché guardate, io fino a qualche tempo fa citavo sempre un ex, uno che era stato ministro della giustizia, che si chiama Castelli e che aveva fatto tantissimi danni alla giustizia, dopodiché è andato a fare il sottosegretario alle infrastrutture e facendo l'ingegnere, uno dice lì, probabilmente capisce. Allora, questo signore, in una trasmissione televisiva che ho sentito io, ha sostenuto che il TAV collega Lisbona con Pechino. Poi probabilmente immaginava anche un traforo che andava sotto e che arrivava in Giappone. Ma guardate, fino a ieri, fino a una settimana fa, citavo sempre Castelli. Beh, ora devo citare anche il sindaco di Torino. Perché il nostro amato sindaco, su Repubblica del 26 marzo 2013, in un articolo dal titolo Nel mio partito chi viene da fuori è poco informato sulla Torino-Lione, sottotitolo Andiamo tutti a studiare con Virano le novità, sostiene questo, aperte le virgolette, si tratta di una grande infrastruttura che va dall'Atlantico a Mosca, uno degli assi di sviluppo dell'Europa. Allora, voglio dire, qui siamo in una situazione in cui senza pudore vengono fatte delle affermazioni di questo genere che, voglio dire, dimostrano semplicemente, posto che di per sé non ce ne sarebbe bisogno, cioè basterebbe fare un altro tipo di... dimostrano anche un modo di avvicinarsi al problema che è un modo non solo profondamente superficiale, ma anche, come dire, profondamente inveritiero, che fa il paio con le cose che vi stavo anticipando prima, che hanno a che fare con la democrazia. Perché la questione della democrazia è una questione importante nella vicenda del TAV? Ma guardate, una delle cose che, delle obiezioni che vengono fatte più spesso a chi si oppone all'opera è, guardate, potreste anche avere ragione, ma ormai la maggioranza ha deciso così. E in democrazia, quando la maggioranza ha deciso, bisogna rispettare le decisioni della maggioranza. Questa è una sorta di leggenda metropolitana che sentite ogni giorno anche da persone che si presentano come persone democratiche, attente. Allora io voglio cercare di dimostrare, mi sembra nemmeno tanto difficile, ma che questa
fatta così è un'affermazione che non ha niente a che fare con la concezione della democrazia e della politica moderna che sta scritta nella nostra Costituzione. Perché, guardate, il tema della maggioranza evidentemente in ogni organizzazione democratica è un dato importante. Il principio di maggioranza è un principio fondamentale, ma non è l'unico principio che regge la democrazia. E non è che lo dico io, perché se lo dico io può valere assai poco, ma basta che chiunque provi a leggere la nostra Costituzione, l'articolo 1 della nostra Costituzione, l'inizio, dopo che ha detto che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, cosa dice? Dice che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non basta la maggioranza. Ma guardate, non basta la maggioranza, ma per una ragione assolutamente evidente. Noi abbiamo una serie di istituti in cui non solo la maggioranza, ma nemmeno l'unanimità serve. La Corte Costituzionale, quando esamina le leggi che fa il Parlamento, anche se sono delle leggi approvate all'unanimità, non a maggioranza, deve dichiararle incostituzionali, cioè non valide, se non sono coerenti con i principi che stanno scritti nella Costituzione. Allora, guarda, ci sono, voglio dire, ne potrei citare mille casi di questo genere. Allora, vediamo quali sono i principi che sono in qualche modo implicati dalla vicenda del TAP. Come nasce l'opposizione al TAP? Poi si aggiungono mille altre cose di cui parlerà, credo, Marco dopo, ma il motivo fondamentale da cui si parte all'inizio è la devastazione dell'ambiente e della salute, che un buco, ripeto, di 57 chilometri in una montagna pacificamente ricca di amianto e di uranio determina. Allora, guardate che su questo punto il nostro sistema costituzionale è un sistema che è assolutamente preciso e assolutamente univoco. Lasciamo perdere le norme sul... Vediamo solo l'articolo 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, senza nessun limite. Voi andate a vedere gli articoli che riguardano l'iniziativa economica pubblica e privata, è subordinata all'interesse generale. La salute no. Se c'è la prova provata, lasciamo perdere questo caso, parliamo di un caso teorico, poi ritorniamo a questo. Se c'è la prova provata che una certa cosa serve a tutto il paese ma danneggia la salute di 100 persone, è un'opera illegittima per la nostra Costituzione. Anche se la maggioranza o l'unanimità del Parlamento dovesse dire che si deve fare. Allora, noi possiamo pure dire che la Costituzione è un pezzo di carta, ma se crediamo che sia, come ci dicono, voi dovete rispettare, eccetera, eccetera, un come dire, criterio fondamentale di organizzazione della società, di tutto questo dobbiamo tenere conto. E guardate che quando di questo parliamo, non parliamo di una cosa teorica, perché vi cito un altro dato relativamente recente, non detto dal movimento Notav, detto dalle agenzie, l'ANSA e l'ADN Kronos, il 31 luglio dell'anno scorso, mentre c'è una gara di mountain bike vicino a Sause Dulles, fanno una rilevazione delle fibre di amianto nell'aria e accertano che le fibre di amianto sono pari a 7,2 al litro, mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità indica come soglia massima di sicurezza una al litro. Ce ne sono 7 volte tanto nelle polveri sollevate da una gara di biciclette. Pensate che cosa solleva scavare un buco di 57 chilometri e, siccome poi quello che ci sta dentro non è che se lo mangiano, ma bisogna trasportarlo da qualche parte e metterlo da qualche altra parte,
pensate che cosa significa questo. Non è che si parla in termini di tutela della salute in termini generici, si parla in maniera molto specifica, e le rassicurazioni del tutto generiche, per carità, io non sono un tecnico, ci saranno modi, benissimo, si faccia un dibattito pubblico, trasparente e comprensibile, per vedere quali sono le modalità per escludere questo tipo di rischio, altrimenti le rassicurazioni sembrano a quelle che venivano date dal risultato in un processo che in questo momento è in appello a Torino, ai lavoratori dell'Eternit a Casale. C'è questa signora ormai avanti negli anni, che è la presidente di questo comitato delle vittime dell'Eternit di Casale, che dice sempre che quando suo marito tornava e gli diceva: ho chiesto che cos'è questa polvere bianca che sta sulla tuta, e le risposte, le rassicurazioni che venivano date, sapete quali erano? Sempre ci dice lei, ci veniva detto: pensate di essere sulle spiagge dei Caraibi, la spiaggia bianca dei Caraibi. Allora io credo che forse, insomma, i problemi del diritto alla salute delle persone è meglio affrontarli nel momento in cui si pongono e non chiedere i danni 40 anni dopo per 2500 morti, come è successo a Casale. Allora, c'è un problema che è un problema fondamentale, ed è un problema legato a un diritto che la Costituzione individua come un diritto che non ha dei limiti. E allora guardate, quando si parla di democrazia, io credo che bisognerebbe anche ragionare allora come, quando un diritto fondamentale, un diritto assoluto come il diritto alla salute viene in un qualche modo attaccato, che possibilità di reazione c'è? Ricordava prima Alberto Verino che il problema non è di demandare alle istituzioni o a qualcun altro di risolvere il problema. Il problema è se di fronte a queste violazioni c'è un diritto di resistenza. Guardate, il diritto di resistenza è previsto da una serie di costituzioni europee, lo prevede la Costituzione tedesca, lo prevede la Costituzione portoghese, lo prevedeva la Costituzione francese nel testo immediatamente del dopoguerra. Nella Costituzione italiana, non un rivoluzionario particolare, ma niente meno che Dossetti, un esponente democristiano di grande tensione ideale e morale, propose il diritto di resistenza dei cittadini di fronte alla lesione da parte delle istituzioni dello Stato dei diritti fondamentali. Quell'articolo non passò, ma la cosa curiosa, sapete perché non passò? Perché io non so dirvi se in modo convinto o in modo ipocrita, ma la maggioranza dell'Assemblea Costituente disse che era assolutamente implicito in tutto il sistema della Costituzione. Allora, il dato fondamentale della reazione dei cittadini come elemento legittimo alla violazione dei diritti fondamentali da parte delle istituzioni è un elemento che sta nella storia complessiva e sta anche, sia pure con questa interpretazione che vi ho detto, in carattere più complessivo, nell'ambito della stessa Costituzione. Allora, quando si parla di democrazia, io credo che non sia particolarmente corretto evocare puramente e semplicemente una decisione di maggioranza, ma credo che si debba parlare di principi costituzionali, di diritti, di tutela della salute, dei diritti delle persone, e di mettere in campo anche quello che è il diritto di resistenza delle persone quando alcuni diritti fondamentali sono attaccati o sono lesi. Così come l'altra affermazione, su cui mi limito semplicemente a una battuta, che spesso si fa, è quella che ormai il tempo è scaduto.
ormai le decisioni sono state prese, l'Europa lo vuole, no? questa affermazione ricorrente, per cui ormai anche questa è una solenne sciocchezza, è una solenne sciocchezza, ma sotto tanti punti di vista. Primo, perché io credo nell'ambito della decisione politica non c'è nessuna decisione che è passata in giudicato. Nella politica credo che si tratti di accertare qual è la cosa coerente con l'interesse generale e adeguarsi a questo. Se le cose cambiano, una politica intelligente cambia idea. Mantenere delle opzioni sbagliate per una supposta coerenza è il frutto di una politica cattiva che giustamente perde il consenso dei cittadini. Il problema fondamentale è quello di valutare e di vedere se un certo tipo di decisione è adeguata o non è adeguata in quel momento. Perché guardate, quando alla fine degli anni Ottanta viene progettata, viene fatto il primo progetto di TAV, faccio solo un accenno perché credo che poi ne parlerà Marco, e poi ho già portato via un sacco di tempo, ma allora c'erano tutti gli elementi che ho detto prima di tutela della salute che c'erano allora come oggi, ma poteva anche avere allora una razionalità economica su quello che si pensava allora, di quello che sarebbe stato lo sviluppo, di quello che sarebbe stato il sistema dei trasporti. I 30 anni, i 20 e tanti anni che sono passati hanno smentito totalmente quelle ipotesi, le hanno smentite totalmente. Allora, a questo punto una politica intelligente che cosa fa? Ne prende atto. Allora è inutile che il vecchio sindaco e il nuovo sindaco di Torino continuino a dirci che se Cavour avesse fatto questi ragionamenti non si sarebbe mai fatto. Bisogna guardare a oggi. Se chi ha fatto il traforo sotto la Manica avesse saputo quello che sarebbe successo, non l'avrebbe mai fatto. Magari lo sapeva e l'ha fatto lo stesso, ma in ogni caso chi in buona fede ci ha creduto oggi non ci crederebbe più, perché economicamente è un fallimento. E a maggior ragione oggi, quando le direttrici dei trasporti casomai sono sud-nord e non est-ovest, e la seconda cosa dell'Europa che ce lo chiede, a parte il fatto che poi insomma, chi è l'Europa? Casomai siamo noi, quindi si tratta di vedere insieme se è un'opera tuttora utile o no, primo. Ma secondo, è uscito in questi giorni un libro per chiare lettere che si chiama Binario Morto, mi pare, no? Il titolo di Luca Rastello e di si chiama De Benedetti, che ci segnala una cosa che già abbiamo letto, ma lì lo trovate raccolto in come non è proprio così. Da un lato perché ha ormai rinunciato il Portogallo, la Spagna sta rinunciando, l'Ucraina non sa nemmeno che bisognava che quel treno doveva arrivare fin lì, quindi c'è una situazione di altro che l'Europa che non... Ma come poi tutti i sistemi di trasporti che dovrebbero essere integrati in questa unica linea corrono attualmente su binari diversi, con caratteristiche diverse, per cui non è che sia un'opera decisa che tutta l'Europa vuole, a cui tutta l'Europa sta lavorando, e solo un gruppo di trogloditi in Val Susa non vuole che si faccia. Cioè, questo è una invenzione raccontata in modo, ovviamente interessato, ma non corrispondente al vero. E allora ogni processo democratico, ogni processo decisionale serio deve quantomeno essere fondato su dei dati di realtà e non su dei dati inventati, Pechino, Mosca, l'Ucraina e chi più ne ha più ne mette. Ultima cosa, e poi finisco, casomai sulle altre cose possiamo parlare o riprenderle dopo. C'è un altro problema che insegna la vicenda della Val Susa.
ed è che quando chi ha la responsabilità della decisione politica si ritira dal confronto e demanda la soluzione dei problemi agli apparati, cioè alla polizia e alla magistratura, determina delle conseguenze gravissime. Perché il problema della politica è il problema del confronto, è il problema della mediazione, è il problema della ricerca della soluzione coerente con il bene comune, è il problema dello scontro anche, ma di uno scontro che ha, come dire, una dinamica interna che consente una forma di ripresa. Il delegarlo agli apparati significa puramente e semplicemente fare il muro contro muro e determinare in realtà quello che abbiamo visto su queste immagini. Che, guardate, sarebbe riduttivo, io lo dico tutte le volte, legare alla, come dire, alla persona di Tizio o di Caio, che pure ci mettono magari del loro. Il problema è che in una spirale di questo genere si va puramente e semplicemente verso una logica di scontro in cui i problemi politici diventano problemi di ordine pubblico, e diventano problemi di ordine pubblico con una regressione generale di quello che è il livello della democrazia, non solo in Valsusa ma nel paese. Perché guardate che noi in questi anni abbiamo assistito a una serie di cose che sono davvero molto gravi in prospettiva, perché si è fatta addirittura una legislazione, in realtà non è cominciata in Valsusa ma è cominciata sulle discariche in Campania e a Napoli, ma poi è stata portata anche in Valsusa, per cui addirittura c'è una sorta di, quantomeno di embrione, di diritto penale speciale in alcuni territori, per cui se diventa reato l'ostacolare, non dico nemmeno l'impedire, l'ostacolare l'ingresso in certe aree o quant'altro, rischia, perché poi c'è un momento applicativo in cui credo che si debba anche recuperare sulla base dei principi costituzionali, ma rischia di determinare che un reato in Valsusa, quello che non è reato in tutto il resto d'Italia, e cioè fare un sit-in, per esempio, per impedire un passaggio di camion o di altro. Allora, guardate che questo, con la democrazia nel paese, ha qualcosa che a vedere, ed è una cosa che ha un effetto espansivo di carattere generale. Perché guardate che anche qui non si comincia in Valsusa, ma in Valsusa diventa addirittura parossistico l'idea delle zone rosse, che nasce anche prima, ma insomma il momento principale in cui lo conosciamo è Genova, luglio 2001, e però in Valsusa ha delle cose che sono assolutamente parossistiche, perché pensate che alla vigilia di una manifestazione prevedere che per 3 giorni in tutta l'area circostante al cantiere, nel territorio di 4 comuni, non si può entrare. Questo è il peggior film di fantascienza, in cui vedete un fortino illuminato e intorno il deserto. Poi non è così, e chi fa quel provvedimento sa benissimo che non sarà così e che ci andranno 10.000 persone o 20.000 persone, ma questo non è indifferente, il fare un'ordinanza di questo tipo, non è indifferente perché crea, almeno nell'immaginario collettivo, una situazione di illegittimità di chi ci va e consente di prendere a caso 10, 20, 100, 200 persone e di denunciarle per avere violato la... No. Allora, questo però è quello che anche qui ha un'efficacia espansiva, perché guardate che parallelamente il sindaco di Roma, lo ricorderete, nell'autunno di 2 anni fa, ha bloccato per 2 mesi le manifestazioni a Roma. Allora, guardate, e il ministro dell'interno di allora, tale Maroni, amico di quel Castelli di cui abbiamo parlato prima, il quale ha avuto il coraggio di prevedere le manifestazioni a pagamento. Cioè la previsione che per poter fare una manifestazione bisognava prima versare una certa somma di denaro per risarcire, come, come,
come elemento per poter risarcire gli eventuali danni provocati, che significa che bisogna manifestare pagamento, come per andare alla partita di calcio o per andare a un concerto. Allora, cioè, voglio dire, questo tipo di cose non è solo avvelena profondamente il tessuto democratico complessivo. Quindi non è solo un problema di Valsusa, è un problema di carattere generale. E poi, e arriviamo all'ultimo punto su cui chiudo, e questo poi ha delle conseguenze anche nell'ambito giudiziario, nell'ambito dell'azione repressiva, prima della polizia e poi della magistratura, in cui in tutti i momenti in cui i problemi sociali sono diventati problemi, gravi problemi di ordine pubblico, c'è stato sempre, storicamente, con qualche piccola eccezione, ma come tendenza generale, un irrigidimento repressivo da parte della magistratura. E allora, che so io, a Genova viene riscoperta la devastazione, in Valsusa il concetto della partecipazione nel reato a volte sfuma addirittura nella presenza sul luogo in cui vengono commessi dei reati, e tutto questo è di nuovo un elemento che incide profondamente e gravemente sul tessuto democratico. Guardate, io credo che la risposta, non una risposta particolarmente progressista, ma una risposta intelligente, sia la risposta che ridia la parola alla politica e riapra una discussione sul tema, non benevolmente concessa dall'alto, ma sulla base di una pressione continua su questo. E anche qui abbiamo, e su questo chiudo davvero, abbiamo degli esempi interessanti anche nel nostro paese. I meno giovani dei presenti, come me, ricorderanno una stagione che è stata una stagione particolarmente intensa nel nostro paese, che è la stagione del 68 e del 69. Allora, guardate, allora ci fu un numero di denunce, una entità dell'intervento repressivo e un numero di denunce assolutamente incredibile. Sapete che cosa ne venne fuori però? E guardate, ancora una volta, da una risposta puramente intelligente, non da una risposta particolarmente estremista, perché nel 70 c'era una netta maggioranza democristiana, non era una maggioranza. Cosa viene fuori? Viene fuori, da un lato, sull'onda di quello che è quel grande conflitto sociale, lo statuto dei lavoratori, e dall'altro l'amnistia per tutti i reati commessi nel corso delle manifestazioni. Io credo che una strada ci sia e una politica intelligente la debba praticare.